Aia, aia. Ma ti tagli gli occhi, ma cos'è sta roba? Io mi scappo, ci sono i vicini, mi scappi. Voglio che mi vedano con questa merda. Siamo tornati. Siamo back. E più forti di prima, dato che abbiamo notato che in questo periodo c'è della concorrenza. Della concorrenza sleale, devo dire. Ecco. Noi abbiamo fatto 4 episodi in un anno e loro in un mese ne hanno fatti più di noi. Quindi esatto. Teoricamente siamo noi la concorrenza, no? Sì. Per chi fosse nuovo, semplicemente noi adesso guarderemo dei life hacks e poi li proveremo nella vita reale per vedere se funzionano oppure no. Siamo tipo i Meatbusters. Con gli scrausi però. Concorrenza. Dov'è DF? Dov'è DF? Dov'è? Qua oh! Come osi? Come osi? È stata una nostra invenzione, l'abbiamo inventato noi, nessuno l'ha mai fatto prima. Nessuno. Mai. Schifo. Che schifo. Perché, specifichiamolo, è usato. Ah, completamente pulito. Oh, le calo pure, non so. Ho preso l'autogrill. È la buccia delle patate quella. Che di solito la, cioè, si usa. Boh, butti via, che ne so. Parlo da solo. La descrizione è tutta. Cry. Lo sapevo. 15 minuti, tac, totalmente diverso. Io questo voglio provarlo. Nel video spruzza un pochettino di limone, quindi se metto una bella quantità, proviamo. Metto in posizione, in modo da non sporcarmi. Five minute, ti amo. Cambiami la vita. Eccoci. Facciamo un bel giro, sta fermo. Eccoci. Vediamo, attenzione. Questa è la qualità che abbiamo in questo momento. Io ne aggiungerei ancora un poco. Ancora un po', sì, dai. Adesso dovrebbe essere perfetto. Mi sono appena fatto la barba e mi... Ti brucia. Che male. No, vecchio, brucia. Brucia un sacco. Da quando è che si vede il lago da qua? Ti ha aumentato la vista. Ora vedi più lontano. È passato un quarto d'ora e come potete vedere i risultati sono incredibili. Sono veramente euforico. Guardate che cioè incredibile. Cioè, ragazzi, guarda questo punto. Hai i capelli bianchi. Appunto, guarda questo punto. Cosa servono i parrucchieri? Chi li ha mai sentiti? Five minute. Funny pranks. C'è una cacca nella copertina, quindi bisogna guardarlo. Che esce da uno sneaker, quindi è un funny pranks. Che schifo. È orribile. Quando ti si attacca la Nutella. Oh. E non se n'è accorta lei, Ah sì, ah, ah sì, beh, ah beh. Oddio, John, la merda ancora hai messo. Sì, sì, certo, tutti disegnerebbero una chitarra. Sì. Proviamolo subito, voglio provarlo quello. Liberati. Non ti libererai mai di me. Era un trucco. Voglio tenerti. Queste sono proprio le facce che io faccio quando mi prankano. Questa è la faccia da prank. Sì. Sì, chi è? CSI abbiamo qua. Sì. Qua. Se ti trovi una cosa in casa, io mi preoccuperei. E funziona. E sta roba funziona. Ma non funzionerà mai nella vita sta cosa, dai! Cosa? Che schifo sta colla! Sa proprio di culo! Allora, innanzitutto facciamo vedere che il tuo dito sblocca il telefono, tieni. Ok, quindi sblocca. Incredibile. Ok, va bene. Va bene, no? Bene, non funziona. No, non funziona. Ottimo life hack, grazie 5 minutes, CSI. Oddio, quella è la mia paura più grande. Ti giuro. Sposarmi. Che, cioè, ti giuro che. Aia. Ma ti tagli gli occhi, ma cos'è sta roba? Benvenuti nella mia inquadratura. In questo momento vi stiamo facendo vedere un bellissimo life hack, stupendo, magnifico, in cui creiamo una ciabatta.
una ciabatta con la colla a caldo. Cominciamo? Ho bisogno dei miei attrezzi. Allora, cos'è che usava? La carta da forno. Questo è un 92 di piede. Cristo, quanto è grossa! Ci metto 6 anni a farlo! È una ciabatta! Ma non posso fare uno stronzone così! Vecchio! Uso tutta la colla! Che cazzo è? Chiamiamo un archeologo! Ragazzi, fate un esperimento, abbiamo imparato un nuovo life hack. Prendete le vostre ciabatte, mettetele sul tavolo e guardatele da così vicino. Sono abnormi! Eccoci, questa è la forma del piede. Certo che hai preso la pistola più sfigata. Mi sto rompendo le palle in una maniera indecente io. Ma come si fa? Ma loro l'hanno fatto in 2 secondi! Vabbè, vecchio, io vado a mangiare la pizza. Ma a cagare, ma si può! Cioè, tu vuoi dirmi che non vuoi neanche aiutarmi un minimo a fare sta roba? No, ho la pizza pronta quasi. Posso un pezzo? No. Io qua sto lavorando. Bello, grazie. Ma io non so, ma ci sono condizioni di lavoro peggiori di questa? Stai lavorando da 42 minuti. Cioè, vi rendete conto? 5 minutes i miei cu... Stai zitto, lavora a testa bassa. Immagini che sei davvero tipo così 5 minutes. Tipo tutti schiavi in realtà. Noi li prendiamo per il culo. C'è il pollice che mi sta morendo. Benvenuta nella mia vita. C'ho male alla mano io. La vendetta va assaporata freddo. Dobbiamo unirli, come facciamo? Spiegami che senso c'ha mettergli colla sopra. Colla sopra? Colla sopra. Ma che senso c'ha la colla sopra? L'opera d'arte è conclusa. Ci sono voluti 5 minuti. Guardate qua, che bellezza, che arte. Ora facciamo delle riprese da vicino e la rendiamo la ciabatta più bella del mondo. Ecco a voi l'il ciabat. È arrivato il momento di testare la nostra creazione. Oh, questo c'è vato. Ah, oh, che cazzo! Minchia, mi sa che l'ho rotta. L'hai rotta? Ma sei stupido! Sì, ma perché non hai tenuto almeno l'altra ciabatta? Perché il ciabatta vale per due. Il ciabatta vale per due. Allora, ti dico che camminare così sull'asfalto con un piede nudo e con il ciabatta, quello a piede nudo mi sembra più comodo. Vogliamo una sfilata adesso. 3, 2, 1, sfilata! Yeah, I don't really know anymore how to feel something. Come scappa? Sono i vicini, scappi! Voglio che mi vedano con questa merda! Fred, ho trovato il life hack del secolo, questo è il più bello di tutti, devi assolutamente guardarlo. Allora ragazzi, io amo bere dei succhetti, ogni tanto mi piace degustare dei succhetti, però ho il problema che ho degli scatti di ira. E che non li controllo io questi scatti di ira, cioè partono. È successo di nuovo. Però per fortuna c'è 5 minute mi salva, io lo amo 5 minute. Che ti ha insegnato un nuovo metodo. Questo è un metodo stiloso, bello e lovely. Grazie 5 minute. Ecco, mi sa che è questo quello che fa. Sì, questo è il cigno. It's the cigno. Stai zitto, questo è il cigno. Guardalo lì. Eccolo lì. Eccolo là. Questo è il cigno. Questo bisogna assolutamente provare a farlo. Bene, vediamo. Frederick ha detto che non ha bisogno assolutamente di rivedere il video, perché lui lo sa già. Quello che devi fare è incidere piano piano dei piccoli robi a spicchio. È proprio come nel video, eh? Vabbè, più o meno. Ragazzi, questa è la ripresa della GoPro, cioè non è il video originale. Non confondetevi, eh? Non confondetevi. Ma vediamo finora com'è. Non era proprio così nel video. In metà ci sta, l'altra metà sa un po' di culo. Sembra non un po'... sembra un po' un piccione morto. Stavo per dirlo. Cazzo! Ecco, questa è l'opera d'arte. Beh, non è neanche così tanto brutto, eh. La nostra opera d'arte è dotata di buco del culo. Bellissimo. Ma questo qui ha appena ucciso il lavoro a 8 milioni di chirurghi plastici.
Ma io non ho parole. Siccome ti avevano fatto sotto, c'è un po' la tiene dietro. Vai, dai, sorridi cazzo. Ma... ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Ma cos'è? Ma siamo seri, sembra un culo. Sei più male, figlio. La palestra, ragazze, a cosa serve? Scotch. Abbiamo trovato un life hack incredibile. Eccolo qui, ve lo mostro mentre vi spiego. Io onestamente penso che sia la cosa più geniale della storia, o no? Utilizzeremo il telefono, questo qui. Questo che abbiamo usato l'altra volta, non so se si vede, è tutto distrutto. Se non avete visto lo scorso episodio, andate a vederlo in onore di questo cellulare distrutto. Ci serve un... come uno si chiama? Stendino. No, uno stendino. Chiaramente uno stendino. Non è uno stendino. Un aspirapolvere. Ci serve un Mario. Ah! Oh, che cos'è? Mi hai fatto paura. C'è qualche problema? No. No. Problemi zero. Proprio quello che immaginavo. Che non sta in equilibrio! Non accetto che non funzioni. 5 minutes non mi mente mai. No, devo trovare l'equilibrio. Funziona. Una comodità assurda. Ovviamente evitate i movimenti bruschi. Sta cadendo sempre di più. Vai in giro così. Vabbè. Ovviamente non funziona sempre, però... Non ho più voglia di guardare Life Hack per il resto della mia vita. Perché no? Che li so tutti a memoria. Li ho visti tutti. Ma è uno schifo. Non mi piacciono. Chiunque abbia inventato 5 Minute Crafts, ricchissimo. Non c'entra niente. Il follower della settimana sarà... Andrea, sei tu il follower. Ricordati di noi. Ricordatevi. 5 Minute Crafts.